Siamo Benassi, Luca, oggi esordio da titolare, c'è stato l'infortunio di Porcello, però ormai sei un po' una garanzia, hai fatto un'ottima partita. Mi ha fatto piacere che Fabio abbia contato subito su di me, e quindi ce l'ho messa tutta fin dall'inizio. Non ti ha tradito nemmeno l'emozione, insomma, hai avuto nessun problema, hai fatto dei belli attacchi anche a muro, quindi ormai insomma, ti senti un uomo importante in questa squadra. Sì, col fatto che sono partito tranquillo è stato molto più semplice, poi ovviamente i compagni mi hanno dato una mano come sempre a stare in campo. Ecco, vedendo un po' la partita, insomma, la squadra ha giocato abbastanza bene, nessun problema tranne la parte finale del terzo set, una vittoria strameritata. Sì, sono convinto di sì, sempre dominato la partita fin dall'inizio. Siamo un Fantelei, Fabio, la nuova sinfonia, no, non la vittoria di seguito, ancora in testa in classifica, è un 3-0 senza storia, insomma. Sì, temevamo la loro qualità al servizio e anche la loro qualità dei due attaccanti esterni. Ha avuto un po' di fortuna, nel senso uno dei due gli mancava, il numero 9. Però diciamo per bilanciare la cosa è successo questo imprevisto a Filippo nel riscaldamento alla caviglia, quindi ho dovuto rivedere il sestetto. Ho scelto di far giocare Luca, anche se ultimamente con l'assenza di Jacopo lo provavo a banda per dare un po' un senso di continuità, anche se avrebbe potuto giocare tranquillamente Daniele Cocco, di cui tranquillamente mi fido al pari di Luca. Però Daniele poi in fase di riscaldamento aveva sentito un dolore alla spalla, quindi ho preferito far partire Luca che era più caldo. E poi se ci fossero stati problemi Daniele era comunque pronto. Ecco, come si dice sempre, i campionati si vincono anche con le riserve. È stata un'assenza di Rolando, è stato sostituito benissimo da Carraresi, oggi Porcello per Menassi, quindi insomma tutto sommato abbiamo una rosa e da ampie garanzie. In alcune partite ce lo possiamo permettere, ma comunque vada, è un po' quello che dicevo l'altra volta. Io sono stato molto, cioè mi dispiace ovviamente per Filippo, spero non sia grave. Però le cosiddette riserve giocano quando serve alla squadra e posso permettere anche di pensare in questo modo, anche conoscendo le qualità dei ragazzi che, ripeto, si stanno comportando molto bene, in allenamento sono motivati, quindi sono veramente contento. Ecco Fabio, prima della sosta natalizia abbiamo un'ultima trasferta a Pisa che ci consentirebbe di fare 10 vittorie su 10, ma soprattutto ci consentirebbe di andare allo scontro diretto con il Grottazzolina con 0 sconfitte. Sì, è un altro tipo di partita, è un campo ovviamente ostico, loro sono una squadra, specialmente in casa sono veramente battaglieri, li conosciamo ovviamente quasi tutti per trascorsi sia in Serie B che in Serie C. Ovviamente, come dico sempre, non voglio essere ipocrita, è un'altra settimana in cui possiamo lavorare in tranquillità, sperando che si possa lavorare in un ambiente confortante, nel senso, comunque vada, stiamo pagando anche qualche acciacchetto durante gli allenamenti per la temperatura, speriamo nell'mitezza del clima per poter andare a giocare questa partita, e di fatto è importante, al pari delle altre, non conta assolutamente il discorso delle vittorie consecutive, conta più che altro arrivare il più possibile attaccati diciamo, all'altra squadra che è in testa con noi al campionato, per giocare con serenità anche quello scontro diretto che ovviamente, visto che arriva a 15 giornate dalla fine, non sarà decisivo né in un senso né nell'altro. Ecco, classifica si è allungata, M Roma ha perso a Chiusi per 3-0 in maniera netta e quindi il terzo posto che è abbastanza distante, insomma, dalle prime due. Sì, è sempre troppo presto, nel senso che il calendario ovviamente comporterà per molte squadre, noi comprese, delle difficoltà. Comporterà anche il fatto che le squadre si devono salvare, ovviamente prenderanno coscienza di questa situazione e potrebbero ovviamente giocare con molta più, diciamo, transagonistica. Sembra in questo modo, ovviamente Chiusi rientrerà sicuramente perché è una squadra ovviamente fra le favorite, anche se in questo momento è leggermente attardata. Spoleto che si mette a posto ovviamente. Diciamo un po' il discorso dal punto di vista della contrarietà, è una squadra in cui noi poi dovremmo andare a Spoleto che sta battendo tutti, quindi diciamo che per il vertice ci sono queste squadre, in più la sorpresa di Roma 7 che sta continuando a fare risultati al pari dell'altra squadra romana, quindi è un campionato veramente tosto dove ogni settimana è veramente difficile riuscire a vincere. Noi lo stiamo facendo con continuità, siamo arrivati a 12 vittorie consecutive, compreso la Coppa.
dobbiamo continuare su questa strada e dobbiamo ovviamente accettare, laddove dovesse venire, anche la prima sconfitta con serenità, nel senso che fa parte assolutamente del gioco. Sappiamo che ci sono campi ostici, quindi siamo pronti a continuare la striscia, ma siamo pronti anche comunque a lottare su ogni campo.